Comincia a riscuotere interesse anche all'estero l'ospedale virtuale Parkinson. Grazie a questo progetto, avviato dal Centro per lo Studio e la Cura della Malattia di Parkinson di Pozzilli, d'intesa con l'associazione Parkinson, è stato infatti possibile organizzare una sessione di question time con persone collegate anche dalla Gran Bretagna. Grazie al supporto di una traduzione simultanea, i partecipanti hanno dialogato con clinici, specialisti e operatori italiani, inglesi, francesi e spagnoli. L'idea concepita in Molise si è dunque rivelata vincente. Attraverso le tecnologie telematiche si è data alle persone con Parkinson la possibilità di essere seguite anche in questa fase di emergenza coronavirus, un'occasione per confrontarsi e per essere seguiti negli esercizi di riabilitazione, ma anche di essere veri protagonisti di questo progetto di medicina partecipativa. Sono stati infatti gli stessi pazienti ad occuparsi degli aspetti tecnici e linguistici della sessione interattiva internazionale, in cui si è parlato soprattutto di terapie future per il Parkinson. La definirei un'esperienza entusiasmante, ha commentato Nicola Modugno, responsabile del centro Parkinson del Neuromed. Il coinvolgimento dei pazienti e dei clinici è stato altissimo e il clima si è mantenuto sempre su un rapporto diretto di domande e risposte semplici e informali. È una modalità nuova di interazione, quella che stiamo sperimentando con la nostra iniziativa, e gli sviluppi, ha concluso, stanno andando molto oltre le nostre aspettative. Il progetto, in effetti, cresce di giorno in giorno. È stato anche formato un gruppo specifico composto da chi assiste i malati, che darà la possibilità di partecipare a sessioni telematiche con psicoterapeuti, mentre il confronto Italia-Gran Bretagna ha aperto le porte a un'altra interessante e inattesa opportunità. I pazienti italiani e inglesi hanno deciso di imparare nuove lingue, aiutandosi a vicenda.